La designazione di Napoli quale sede della Università di 2019 rappresenta non solo un successo, ma anche una straordinaria opportunità per la città, la Campania e l'Italia per promuovere in tutto il mondo i propri valori e le proprie ricchezze e rilanciare così un'immagine di terra della cultura e dello sport. La fiaccola delle Universiadi ha toccato anche Piedimonte Matese per la prima volta nella storia. A margine dell'evento abbiamo sentito l'ex olimpionico Patrizio Oliva e poi a seguire l'assessore regionale Sonia Palmeri che ci ha spiegato il perché della fiaccola a Piedimonte Matese. Prego la regia di mandare in onda i due contributi. Perché dobbiamo unire in un link sempre più stretto l'entroterra, le aree interne ai capoluoghi. E i giovani devono sapere che non sono abbandonati a se stessi. Oggi per Piedimonte, ma per tutta la comunità matesina, è veramente una giornata storica. Hanno potuto guardare la fiamma olimpica, hanno potuto osservare e ad ascoltare i grandi campioni che gli hanno dato lezioni di vita, lezioni di coraggio. E dunque dobbiamo festeggiare tutti insieme le Universiadi, ben 270 milioni di euro investiti per mettere a norma 58 strutture campane e un fiume di giovani che verranno in modo tale da mischiare le energie, da mischiare le etnie e soprattutto per la pace. Allora Oliva, quanto è importante questa manifestazione per Napoli, per la Campania in particolare? Ma è una manifestazione importante per tutta l'Italia perché le Universiadi sono seconde solo alle Olimpiadi come importanza di evento sportivo. Per noi è una grande occasione perché c'è la possibilità attraverso questa manifestazione che si possono comunque ristrutturare, ripristinare tutti gli impianti sportivi della Campania. Dove dopo verranno comunque messe a disposizione di tutte le associazioni, di tutti i ragazzi che fanno sport, e questo per noi è una grande opportunità che non possiamo assolutamente lasciarci sfuggire. A che punto sono le strutture? Abbiamo quasi concluso, ecco. Per il 3 sarà tutto pronto e quindi credo di abbiamo raggiunto il risultato che volevamo. Tutti dicevano che sarebbe stato un fallimento e invece i napoletani, i campani hanno dimostrato di essere degli stacanovisti, si sono impegnati e le cose sono riuscite. Che clima hai trovato a Piedimonte? Io è un clima che già conoscevo perché mi sono allenato qui nell'83 quando diventai campione d'Europa, quindi conosco questa gente, quanto è buona, quanto è genuina, quindi è stato un piacere ritornarci.